Campus University ospita un appuntamento rilevante che alza nuovamente l'attenzione sui temi che sono poi decisivi per le dinamiche della città e dei cittadini, ma direi della popolazione tutta che si trova ad attraversarla e viverla. Criminalità organizzata, traffico di uomini, migranti e società del convivere stanno al centro dei temi di questo tempo, ma non sempre vengono attenzionati, anzi a volte alcuni escludono gli altri. Penso alla difficoltà nel trovare un dibattito rilevante e adeguato sul tema della mafia. Non si parla più di mafia, di come contrastarla, perché spesso il grande tema della migrazione copre tutto. Io credo che in momenti come questi, impreziositi da relazioni importanti come quelle del procuratore Giovanni Salvi, del professor Giuseppe Vecchio, ci aiutino a essere un po' più attenti e un po' più presenti. Il procuratore Salvi è stato procuratore di Catania, erano gli anni in cui, per dirla con Alessandro Casassa, l'allora comandante provinciale dei Carabinieri, le mamme di San Cristoforo con una mano accarezzavano i loro figli e con l'altra spacciavano la droga. Io credo che questo sia una sintesi di una città che spesso guarda la mano che accarezza, ma troppo si distrae di fronte alla mano che appunto commette un crimine. Allora, costruire la società del convivere, essere una città capace di accogliere, significa ripartire da un'idea di legalità, dei modi in cui la si costruisce, non solo con l'accademia e con la cultura, ma anche con la procura, con una metodologia adeguata che si affina e con protagonisti intelligenti. Oggi la presenza di Salvi alla Lean Campus University rivela non solo l'attenzione dell'università, ma di come la città di Catania può cambiare e può essere ancora una volta d'esempio. Credo che la nostra responsabilità sia inviare una cartolina a tutti, dove diciamo che la legalità e l'accoglienza non sono contrastanti, ma sono una dimensione possibile. Conoscere e capire le differenze, perché c'è il rischio di fare invece una grande padellaccia in cui si mettono tutti quanti insieme. Questo può essere sbagliato non solo dal punto di vista dell'investigazione, ma soprattutto perché si rischia di fare dei danni nei rapporti con la cittadinanza, di rendere per esempio l'immigrazione un fatto che genera paura, mentre è un fenomeno mai strutturale con il quale bisogna fare i conti senza isterismi. Io mi ricordo anche quando ero qui a Catania, che c'è stata la prima grande flusso di migranti. Mi ricordo una comunità di Mazzante Giglio molto impegnata in maniera razionale, senza estremismi, senza esterismi, in maniera molto efficace, quindi credo che abbia un buon lavoro.